Andrea Giani, seconda vittoria su due. Che partita è stata quella con Varsavia? Ma era una partita difficile e lo è stata in parte. Siamo, secondo me, stati molto bravi nel mettere pressione alla squadra di Varsavia, partendo proprio dalla battuta. E poi con gli ingressi che Anastasia ha fatto fare con il schiacciatore opposto, c'è stato un terzo set combattuto, bello, è importante anche per noi giocare questi set al photo finish, perché poi vincendoli acquisiamo ancora di più quella sicurezza, no? Che è molto importante in questo gioco. Cosa pensi sia cambiato rispetto alla squadra che abbiamo visto fino a poche settimane fa? Ma non è che è cambiato, perché noi abbiamo fatto una gran parte di stagione in una grande emergenza, dove abbiamo fatto anche degli ottimi risultati. Poi abbiamo avuto un calo, soprattutto dei schiacciatori, perché hanno tirato la baracca per 3 mesi, e devo dire, insomma, siamo stati bravi a rimanere sulla squadra e con la squadra, cioè nessuno ha pensato altro che lavorare per migliorare se stesso e migliorare questo sistema di gioco, quindi sempre massima fiducia l'uno dell'altro. Questo, secondo me, con il lavoro che facciamo tutti i giorni, ha portato a ricambiare la tendenza, no? E sapendo, ripeto, che poi il campionato italiano è sempre difficile, quindi ci sono a volte anche delle aspettative che, secondo me, cioè, non sono corrette. Noi dobbiamo fare per seguire la nostra strada, che è la cosa più importante, ed è quello che stiamo facendo. Domani arriva Roeselare per chiudere il girone d'andata. Che partita ti aspetti? Una partita difficile, non esistono partite facili, cioè dobbiamo essere bravi a cancellare quello che abbiamo fatto in queste due partite. Domani c'è bisogno di fare una super partita, perché vogliamo portare a casa un'altra vittoria che è importante per la qualificazione al turno successivo. Grazie, coach.